arbitro della questione, ogni sua decisione verrà accolta con grande rispetto. Credo che Forza Italia debba avere una visione pragmatica e anche benevola rispetto alle tentativi di dare un governo a questo Paese. Sicuramente è impossibile per Forza Italia, ma per molti credo della maggioranza di centrodestra che si è presentata con patto alle elezioni, condividere alcuni obiettivi del Movimento 5 Stelle e per quanto mi riguarda Forza Italia anche condividere l'atteggiamento politiche rispetto alle regole democratiche che il Movimento 5 Stelle ha posto in essere in questi lunghi mesi di stallo. Ma in ogni caso un governo che vedesse coinvolto un nostro alleato importante come la Lega Nord, il suo segretario politico Salvini, che è stato ed è ancora il candidato presidente del Consiglio in pectore della coalizione, non potrebbe che vedere da parte di Forza Italia, come si dice, una benevola attenzione, che non significa l'appoggio esterno coordinato, continuato e concordato, non significa una pregiudiziale ostilità, significa consentire la partenza di un'esperienza di governo che valuteremo caso per caso e volta per volta con attenzione al programma che abbiamo presentato al direttore. Al netto di ciò, verosimile le elezioni a luglio, Presidente? No, le elezioni a luglio forse sono per il capo gita degli scout che cominciano a andare quella stagione finite le scuole per Boschi o per il corso di nuoto, ma non credo si possa invitare con pinne, maschera, secchielli, palette, piscinette di gomma gli italiani ad andare alle urne.